mio nome è Ka e sono stato un uomo felice. Avevo lei, Merit, la moglie più bella che si possa immaginare. Sono stato un grande architetto e avevo la benevolenza dei faraoni che mi hanno onorato di doni preziosi come premio per avere costruito le loro tombe. Nella vita ho avuto gloria e ricchezza, ma non avrei mai immaginato di poter parlare con voi che ora mi ascoltate e che un giorno la mia storia sarebbe stata raccontata nel museo egizio più antico del mondo. La mummia ha uno status molto speciale. È un oggetto inanimato. Però è stata una persona, e in un certo senso è ancora una persona. Se realizzate la statua di qualcuno, voi lo portate alla vita. Al Museo Egizio abbiamo questo patrimonio incredibile, quasi una capsula del tempo che ci permette di comprendere la complessità dell'animo umano. Ma che cosa c'era davvero nella mente degli egizi? Sono trascorsi molti secoli e molto c'è ancora da cercare. Che sarebbe la beatitudine eterna senza le cose che hai amato nella vita?